Vieni, patatini, vieni. Vieni. Vieni, sushi. Vieni. Ciao a tutti e benvenuti sul canale Sushi Cat with Potatoes. In questo video voglio parlare della mia esperienza con la pettorina per gatti. Prima di iniziare col video, io e Sushi Gattino volevamo chiedervi di iscrivervi al nostro canale YouTube, seguirci anche su Instagram e TikTok dove mettiamo ogni giorno foto e video e seguire anche il nostro gruppo Telegram che si chiama Recensioni Feline, dove parliamo tutto il giorno di gatti. Parliamo della pettorina. Sushi, per chi non lo sapesse, è un gatto che nella prima parte della sua vita è stato un randagino. Noi non sappiamo da dove è venuto, ma è apparso a un certo punto che aveva circa 3 o 4 mesi e viveva per strada. Da quel momento in cui è apparso al momento in cui me lo sono portato a casa sono passati altri 3 o 4 mesi, quindi Sushi ha vissuto circa 6 o 7 mesi in strada. Quando l'ho portata a casa non era la condizione ideale per un gatto in generale e a maggior ragione un randagio, perché casa mia sono 50 metri quadri e non c'è nessuna possibilità di uscire. Per cui ho pensato, questo gatto passare da essere totalmente libero a chiuso in 50 metri quadri impazzirà. Bisogna trovare un modo per farlo uscire. Ho pensato a vari sistemi e alla fine ho pensato di tentare con la pettorina. Quindi gli ho comprato questa pettorina qua, normalissima, presa su Amazon col suo guinzaglietto. Le premesse erano che Sushi era un gatto già grandino, di circa 7 mesi, ma nonostante randagio era un gatto molto socievole, molto confidente nei confronti dell'essere umano, quindi in realtà nell'appartamento si è adattato subito e non ha mai chiesto di uscire, anzi. Quindi il problema non è mettergli la pettorina. Il problema è che la reazione con la pettorina è stata quella di trasformarsi in un rotolo di kebab. Che cosa intendo dire? Che quando gli mettevo la pettorina lui diventava un salame, tipo si sdraiava a terra e non si muoveva più. Vieni, vieni patatini, vieni, vieni, vieni sushi, vieni. Informandomi un pochino su sta pettorina, come potevo fare e come la dovevo gestire, ho visto che consigliavano di fare un addestramento graduale, quindi mettergli la prima qualche minuto al giorno e poi via via aumentare la durata nel tempo in cui la pettorina veniva tenuta indossata e anche dare dei premietti, quindi far associare questa cosa della pettorina con qualcosa di buono, uno snack. E così ho fatto. Piano piano gli ho messo la pettorina, un giorno, qualche minuto, un altro giorno, qualche minuto in più. Dai! Dai, 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 dai! Dai, su, fai una camminatina. Vai, vai. Bravo. Vai. E piano piano diciamo che un pochino di confidenza l'ha presa, nel senso che è passato da essere un rotolo sdraiato immobile a muoversi come una specie di robottino telecomandato, le zampe tutte così, a
poi muoversi in maniera più fluida, anche se dava segni di disagio, nel senso che si vedeva che non era per niente contento di avere questa pettorina indosso. A quel punto ho deciso di provare a portarlo fuori, però ho deciso di non passare da dentro casa senza nessuno stimolo a per strada, quindi ho provato a portarlo intanto per le scale di casa, che era un ambiente diverso, un ambiente nuovo con magari la possibilità di incontrare qualche vicino. Ho iniziato quindi a portarlo prima sul pianerottolo, poi a fargli fare le scale di casa, ho provato anche a fargli prendere l'ascensore. Andiamo? Andiamo? Andiamo. Andiamo. Bravo. E alla fine però vi dirò che questo esperimento è terminato come epic fail. Perché? Perché alla pettorina piano piano si stava abituando e forse insistendo sarebbe stato anche confidente con questo oggetto. Però lui era estremamente teso, a ogni minimo rumore prendeva e scappava dentro casa, l'ascensore era terrorizzato a prenderlo e quindi non me la sono sentita di proseguire l'esperimento portandolo fuori, perché se la reazione a ogni rumore, a ogni cosa era così tesa, avevo paura che molto banalmente una volta fuori, la prima macchina che passava, il primo cane che incrociava, la prima persona che gli si avvicinava, sarebbe scappato con il rischio di perderlo. Visto che sembrava molto più a disagio con la pettorina e in giro per le scale che sdraiato sul letto o giocando in giro per la casa, abbiamo deciso che piuttosto che costringerlo a continuare questo esperimento, ci saremmo impegnati a tenerlo sempre attivo, anche se in uno spazio non abbondante di casa nostra. Quindi noi ogni giorno, più volte al giorno, cerchiamo di fargli fare delle sedute di gioco in cui corre, rincorre le sue palline, i suoi topini, i bastoncini, e a noi Sushi ci sembra un gatto sereno e che non dà segnali di disagio. Ovviamente noi abbiamo l'obiettivo nel tempo di trovare una situazione domestica più grande. Il mio sogno a lungo termine non sarà una cosa che succederà nell'immediato, ma sarebbe trovare una casa con un giardinetto messo in sicurezza per il gatto,
in modo da potergli garantire anche un'uscita all'aria aperta. Non l'abbiamo fatto prima questa scelta perché noi ci dobbiamo trasferire una serie di volte. La pettorina, secondo me, non è facile da inserire su un gatto già adulto, a meno che non abbia forse un carattere molto mansueto. Sushi è un bravissimo gatto, ma ha quella componente di gatto rosso un po' rebel, è anche un gatto un po' ansioso, nel senso che facilmente si spaventa e quindi forse non ha il carattere e non è stato educato dall'età giusta a questo strumento. Ma voi raccontatemi le vostre esperienze, se la utilizzate, come avete fatto a insegnare al gatto a utilizzarla, se il vostro gatto è iniziato da cucciolo o da adulto. Io e Sushi Gattino vi mandiamo un saluto, un abbraccio e vi diciamo al prossimo video. Ciao!